Sta accadendo un fatto nuovo, qualcosa forse irregolare, compagno Stalin. Cioè? In questo momento un nuovo corpo di guardia sta dando il cambio alle guardie del pian terreno. E come mai questo cambio? Cosa vuol dire? Non è previsto, non mi sembra normale. E allora? Ho provato a chiamare alle guardie. Avete chiesto al comando di polizia? Sì, non mi hanno saputo spiegare niente. Anzi, mi è parso che volessero guadagnare tempo. Non abbiamo degli agenti fidati in quel comando di polizia, Malin? Sì, li sto facendo chiamare sulla linea riservata, ma non rispondono ancora. Ma sono veramente fidati quegli agenti? Fidatissimi! Li avete interpellati? Sì, ma non rispondono. Non so cosa pensare. A me pare che quella gente stia attuando un proprio piano. È strano però, quattro di loro erano qui adesso. Che Berry agisca indipendentemente dagli altri non è possibile. Adesso mi dite cosa pensate veramente voi della faccenda. Beh, se posso dire, a me pare che togliere di mezzo gli ebrei e nello stesso tempo i membri più anziani del Politburo, praticamente tutti in un colpo, abbiamo messo molta carne al fuoco. Di solito preferivate procedere per gradi, usarne alcuni per batterne altri, un passo alla volta. Ma che cosa ho fatto io di diverso? A meno che voi comunisti della seconda schiera, cos'è, non vi sentite ancora pronti a venire avanti quando io ho proclamato chiaramente che i vecchi membri del Politburo vanno sostituiti con le buone o con le cattive? Volete insegnarmi come agire, Malin? No, no, mai. Dicevo soltanto che il colpo è molto grosso. Comunque, non si può tornare indietro. No che non si può tornare indietro. Hanno cambiato gli agenti del posto di guardia, vero? Sì. Stanno architettando qualcosa. Maledetti lupi. E io li sento camminare silenziosamente nel buio intorno a me. Voi li udite, Malin? Queste stanze sono assolutamente sicure, compagno Stalin. Sì? Ma non il Cremlino. Non abbiamo avuto il tempo, però noi possiamo spostare le reparti dell'esercito nella Piazza Rossa. Allora quelli presi tra due fuochi non oseranno attaccarci. Non perdete la testa, gli eserciti sulla Piazza Rossa. Malin, la mia dacia fuori Mosca è sicura? Beh, da ieri sera in modo assoluto. Ci avete dormito voi, ci sono più di 100 uomini fidati. Fidati? Scelti con cura estrema, al comando di Piotr Kasinchin, che è il fedelissimo tra tutti i comandanti della Guardia del Corpo. Bene, non si può tornare indietro, ma si può fingere di tornare indietro, Malin. L'ordine di deportazione degli ebrei revocato. Gridatelo forte a Malenko che è stata proprio grazie a questa loro argomentazione che io adesso ho cambiato idea. D'accordo? Alle 3 di pomeriggio nella mia dacia di Kutzenbo, riunione del Politburo per decisioni da prendere sugli ebrei. Si attendono anzi proposte concrete proprio da parte di Molotov e Malenko. Gridateglielo forte. Magnifico. In questo momento devono essere pieni di preoccupazione per quello che stanno tramando e voglio offrire inaspettatamente di respirare. È magistrale, inevitabile che abbocchino. Sì. Almeno con l'idea di guadagnare un po' di tempo. Sì, certo. Del resto, sai, se quei due sono venuti qui non invitati, adesso che sono invitati verranno in quattro. E il colpo sarà praticamente fatto. Il vostro genio è veramente inesauribile, Stalin, figlio di Vissarion. La mia Zikuliko, la scorta. Sì. La scorta quella di stamattina, mi raccomando. Certo. Alin. L'ordinanza sugli ebrei è pronta? Pronta. Sono pronti Molotov e Malenko che devono controfirmarla? Sono qua fuori che attendono, ma non sono venuti soli. Ma che significa non sono venuti soli? Con loro ci sono anche i compagni Khrushchev e Kaganovic. Come membri del Politburo chiedono di essere ricevuti. L'ebreo Kaganovic, Khrushchev, venuti qui senza essere invitati. Questo veramente sorpassa... Ma ormai qui non c'è più limite. Li ho fatti controllare, risultano regolarmente disarmati. Potremmo cominciare a catturare questi quattro. Beh, ma rimarrebbero però liberi gli altri, tra cui Mikajana e Beria, il più pericoloso di tutti. Infatti, Beria. Stando invece al vostro programma,
Sabato sera noi potremmo catturarli tutti quanti, dopo la rappresentazione al Teatro Bolshoi. Se non si insospettiscono prima. In ogni caso il vostro piano è troppo ben congegnato perché possono sfuggire. Non si può mai dire, non si può mai essere sicuri, Malin. Se volete diventare ministro degli interni futuro, badate bene a come organizzate questa cosa. Ma non è per il posto, ma per la devozione a voi, alla causa, che io agisco con molta più oculatezza che se fosse in gioco la mia stessa vita. Ma la vostra vita è in gioco, Malin. Lo sapete? Lo so perfettamente. Fate entrare quegli individui. Subito. La scorta, tenetela allerta, eh?